Buongiorno e buon Natale! Vi faccio tantissimi auguri da parte sia mia che di Christian, quindi spero che per voi almeno sia un sereno Natale, anche se so benissimo che comunque la maggior parte non può stare con la propria famiglia. Quindi speriamo che questo sia il primo e l'ultimo Natale in assoluto che passeremo in questo modo. Io comunque vi faccio i miei auguri. Per me oggi è la vigilia di Natale, sono già le 2:30 del pomeriggio, quindi adesso mi devo assolutamente mettere in cucina a preparare appunto la cena di questa sera, perché da me verrà mia madre, il suo compagno e mia sorella, quindi praticamente loro abitano al piano di sotto e salgono da noi per cena, mentre domani che per voi è Santo Stefano, ma per noi è Natale, andiamo a pranzo da mia madre. Fuori, ragazze, c'è una nebbia incredibile che non riesco neanche a vedere le case che sono praticamente qua davanti. Veramente un nebbione incredibile c'è oggi. Fatemi sapere voi come avete passato la vigilia di Natale. Fatemi sapere se avete la possibilità comunque di stare con i vostri cari. Adesso, come ho detto, vado in cucina e avevo pensato di fare le focaccine. Quindi non prenderemo il pane da mettere sulla tavola, ma appunto metteremo queste focaccine che adesso andiamo a fare noi. Quindi io e Cristian insieme le faremo e abbiamo trovato la ricetta sul canale YouTube di Fatto in Casa da Benedetta, quindi se volete rifarle le trovate sul canale YouTube di Fatto in Casa da Benedetta. Io sono ancora in pigiama, ragazze, e sinceramente lo tengo ancora per un po', quindi non fateci caso perché, come ho detto, fuori il tempo è orribile. Noi siamo rinchiusi in casa e quindi voglio stare con questo pigiama super super natalizio che amo. Lo voglio proprio sfruttare al massimo il pigiama e più tardi mi cambio direttamente. Magari mi do anche una truccata giusto proprio per sentire un po' di più la festa.
qua sto aspettando che, come vedete, le focaccine lievitano, quindi le ho appoggiate praticamente qua sul tavolo e direi che ci siamo quasi, mancano più o meno 10 minuti. Io nel frattempo mi sono, come vedete, cambiata, mi sono data anche una truccata, così proprio per ravvivare un pochino il viso. Mi sono messa anche il nuovo maglioncino, questo qua, che ho preso su Shein, quello con le renne, quindi con i fiocchi di neve, molto molto natalizio, e devo dire che è anche super caldo, infatti veramente bello bello, poi mi piacciono questi colori. Per quanto riguarda invece i preparativi per la cena di questa sera, siamo a buon punto perché ho già fatto il condimento per il risotto, quindi quello è a posto. Gli antipasti sono quasi tutti pronti. Come secondo abbiamo pensato di fare il salmone gratinato con le patate, quindi l'abbiamo messo ad insaporire in frigorifero e poi dobbiamo soltanto tagliare praticamente le patate, quindi diciamo che ci siamo quasi. Adesso però volevo preparare insieme a voi la tavola. Vi avviso già che non sarà una tavola perfetta, una tavola super Instagram, assolutamente no, ma comunque volevo prepararla insieme a voi e appunto sarà una tavola super super semplice. Among all the tinsel and lights, I'm strolling around, just wondering where you have gone to. Are you just around the corner or in Kathmandu? And whether or not you're with somebody new, still I have nothing.
qua le focaccine, ragazze, sono venute benissimo, devo dire. Ve ne faccio vedere una aperta, l'ho appena mozzicata io e è venuta strabuona. Lì c'è il condimento invece per il risotto, perché lo facciamo alla pescatora. Abbiamo deciso praticamente di spostare la tavola in questo modo, ovviamente soltanto per questa sera, in modo tale che tutte le persone che comunque si siedono riescono a guardare la TV. Poi qua ovviamente ci andrà lo sgabello, quello che ho in camera, e questo è praticamente il risultato finale. Molto molto semplice, ragazze, ovviamente i piatti sono in cucina perché ho già messo dentro gli antipasti. E questa qua è la tavola. Io vi saluto, vi auguro ancora un buon Natale. Ora mi godo la serata. Vi aspetto giù nei commenti. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e vi mando un bacione a tutti. Ciao! Among all